Andare o non andare a Chisinau. Se anche te hai visitato gran parte dei paesi europei e ti sei ritrovato a guardare la mappa e tra i pochi che ti mancano ti stai chiedendo se vale la pena o meno visitare la Moldavia, bene, questo è il video che fa per te. In questo video metterò in luce pro e contro di una vacanza nella capitale moldava analizzando quattro grandi argomenti. Cosa visitare? Il cibo, la vita notturna e la gente. Sigla! Ciao, sono Framore e in questo canale aiuto gli appassionati di viaggi e della vita a scoprire le bellezze del mondo. E oggi ti porto alla scoperta di Chisinau. Ho fatto una vacanza a Chisinau con un amico, siamo stati 6 giorni e 5 notti, quindi un tempo abbastanza lungo per capire più o meno la città. Ci sono voli diretti per Chisinau, ma solitamente sono abbastanza alti, quindi una maniera più economica, quella che abbiamo fatto noi, è prendere il volo per Bucarest, che solitamente sono molto economici, e da lì prendere un minivan che ti porta a Chisinau. Sono più o meno 8 ore di viaggio, quindi fate voi se preferite farvi queste 8 ore di pullman o pagare un po' di più il biglietto. Vi dico subito prima di iniziare che per me è stata una vacanza bellissima, ho un ricordo stupendo, mi sono divertito moltissimo e quindi sarà un po' di parte. Primo argomento, cosa visitare? Bene, iniziamo dal contro. A dire la verità non c'è un granché da visitare, il centro città è formato prevalentemente da un'unica grande via chiamata Boulevard Stefan cel Mare, ovvero Stefano il Grande, in onore del sovrano moldavo ad aver governato più a lungo. Il discorso è che gran parte dei palazzi sono questi classici palazzoni sovietici di cemento, quindi non è bello da vedere. Una cosa sicuramente che vi consiglio lungo questa via è questo mercatino dell'artigianato che trovate in un giardino, dove trovate souvenir molto molto carini a buon prezzo. Io ho comprato tante belle cose, quindi quella sicuramente sì. Quello che ha di bello Chisinau sono i parchi. Il più famoso è il parco della cattedrale, che trovate sempre lungo questa via centrale, e il parco dove c'è la cattedrale ortodossa della Natività, questa piccola chiesa molto molto carina. Vicino a questa cattedrale trovate anche l'Arco del Trionfo e dall'altro lato c'è il Palazzo del Governo. Vicino al Palazzo del Governo c'è un altro giardino molto carino, è il giardino dedicato a Stefan cel Mare. Un altro parco molto carino a Chisinau è il parco Valea Morilor, non so se l'ho pronunciato bene, in cui c'è questo bel lago e voi potete fare il giro del parco affittando questi strani aggeggi e andando in giro. Riassumendo, la città non è così bella, ci sono tanti bei parchi carini, ma il grande pro che voglio dirvi in questa categoria è che da Chisinau potete fare un'escursione stupenda in una cantina di vino. E sicuramente molti di voi staranno pensando: in Moldavia un'escursione sul vino? Ebbene sì, anch'io ne sono rimasto sorpreso, ma in Moldavia sono presenti le due cantine di vino più grandi al mondo. La prima, Emilesti Mici, è composta da gallerie sotterranee che si estendono per 200 km e contiene la collezione di bottiglie di vino più ricca al mondo. Secondo voi quante bottiglie può contenere questa cantina qui? Scrivetemelo nei commenti, io ve lo rivelerò alla fine del video perché è un numero pazzesco. E dopo Emilesti Mici, anche la seconda cantina più grande al mondo si trova in Moldavia, è la cantina di Cricova. Questa cantina è composta solo da 120 km di gallerie sotterranee. Io e il mio amico siamo andati a fare questa bellissima escursione che vi consiglio assolutamente, ci siamo divertiti tantissimo. Ti portano in giro con un trenino lungo queste gallerie. C'è ovviamente la guida che ti spiega tutta la storia della cantina, come producono il vino, le diverse tipologie, e alla fine c'è la parte più bella, ovvero la degustazione, che se fatta nel modo giusto avrà questo effetto. Hey, se fin qui stai trovando il video interessante, allora metti un like. Bene, passiamo al secondo argomento e parliamo di cibo. In questo argomento non ho contro. Tutto quello che dirò sarà solamente un pro perché mi ha sorpreso. È bellissimo andare nei ristoranti perché costa veramente tutto pochissimo. Io col mio amico facevamo anche un po' i cafoni, no? Perché prendevamo il menù, ordinavamo magari 3-4 piatti a testa e sceglievamo magari la bottiglia di vino in base al prezzo la più cara. E il massimo che siamo riusciti a pagare è stato 15 euro a testa. Ma non è che solamente costa poco, però mangi male. Il cibo è buonissimo, cucinano veramente bene, hanno tantissimi piatti, soprattutto di carne, nello specifico di agnello, ma anche tante verdure. Adesso
Non mi ricordo tutti i ristoranti in cui ho mangiato, però mi ricordo un ristorante che è famoso perché è aperto 24 ore su 24, quindi potete andare tutte le ore, soprattutto dopo una serata. Ed è proprio di questo che parleremo adesso, vita notturna. Ragazzi, scusate che ero emozionato, mi sono dimenticato di dire il nome alla fine, si chiama Draft. Draft. Iniziamo dai contro. La modalità di concepire la discoteca è molto diversa da come la intendiamo noi. Da noi solitamente c'è nelle discoteche una grande sala dove tutti vanno a ballare. In Moldavia non è così, ci sono delle piccole sale, nella maggior parte dei casi sono vuote, però, perché in Moldavia si usa prendere un tavolino, prendere la bottiglia, ci si siede al tavolino, bevi lì e balli solamente intorno al tavolo. E diciamo che è più difficile conoscere comunque persone perché non hai la possibilità, no, di andare in giro, ballare, parlare. Le discoteche che soprattutto in centro sono molto belle, sono molto chic, sono molto eleganti. Nello specifico mi ricordo il Flamingo, che è una discoteca che ci avevano consigliato ed è molto molto bella. Le ragazze sono bellissime, sono veramente stupende, vi dico, poche volte ho visto ragazze così belle. Nei pro metto il fatto che in Moldavia va molto di moda andare al karaoke, ci sono tantissimi karaoke bellissimi e lì è molto più semplice conoscere persone perché hai modo comunque di parlare, di dialogare. Con mio amico siamo andati tante sere e ci siamo divertiti tantissimo, poi loro conoscono le canzoni italiane più famose e quindi noi da buoni italiani abbiamo tenuto alta la bandiera. Bene, analizziamo adesso l'ultimo argomento, ovvero la gente, le persone, e vi dico anche qui da subito che ho solo pro. E questo perché? Perché ovviamente, come in tutti i paesi, anche qui magari c'è quello un po' più antipatico, un po' meno socievole, ma nella maggior parte dei casi noi abbiamo trovato persone veramente veramente ospitali, veramente simpatiche. Tanti moldavi parlano italiano perché magari sono stati in Italia per qualche periodo, hanno qualche parente in Italia, quindi vi capiscono. Noi abbiamo stretto amicizia veramente in tutti i posti, vi racconto nello specifico due episodi. Uno, questo ragazzo Simone che abbiamo incontrato in una discoteca verso le 5 e ci ha portato lui in un posto a mangiare qualcosa, a bere, ci ha offerto tutto lui. Non so quante volte capiti in giro di incontrare qualcuno che ti porta a mangiare fuori, ti fa vedere dei posti, se ti offre. Noruk sarebbe fortuna. Ah, fortuna. Il secondo è un taxista che avevamo conosciuto, che ci aveva portato a Krikova. Tra l'altro, prendete sempre taxi se dovete muovervi perché costano veramente niente, come un po' tutto in Moldavia, anche comunque non ho detto, ma appartamenti costa veramente poco, quindi è una vacanza super low cost, tolto magari il volo. Comunque questo taxista che ci ha portato a Krikova e abbiamo stretto amicizia, era molto simpatico e dopo abbiamo preso il numero, la sera poi è uscito con noi diverse volte, ci siamo divertiti. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. È arrivato il momento di svelarvi quante bottiglie tiene Milesti Mici. Tiene ben 2 milioni di bottiglie. Wow. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete un like, lasciatemi un commento se avete altre domande. Se volete vedere altri video come questi, iscrivetevi al canale. Ve lo consiglia anche un grandissimo automobilista moldavo. Salut, băieți! Uite, Chanel! Din Moldova, Republica Moldova! Eu te frabora!